Ciao ragazze, bentornate sul mio canale. Quest'oggi sono tornata con sicuramente uno dei video più emozionanti per me da quando ho aperto il canale, perché vi annuncio che, vabbè, senza troppi giri di parole, ci ho pensato un po' come farvi sapere, come darvi la notizia, anche se in realtà chi mi segue su Instagram come Rosy Vita da Mamma già l'ha scoperto e non trovavo un modo per riuscire a dirvelo se non parlandovi. E insomma, avete indovinato praticamente tutte, aspettiamo una bambina. E quindi abbiamo, ovviamente mi emoziona la cosa, sono emozionata. Ovviamente importava poco il sesso, l'importante è che stesse bene, però comunque siamo contenti che siamo riusciti a fare la cosiddetta coppia. E che ve lo dico a fare, ragazze, mi sono già sbizzarrita con un po' di shopping. In realtà ho cercato di trattenermi perché comunque appunto sono nel sesto mese, nascerà a giugno, poi comunque ci saranno di nuovo i saldi, perciò è inutile che adesso sto a fare chissà quanti acquisti, però sono riuscita a trovare delle cosine interessanti perché qui nella mia zona Original Marines deve ristrutturare i locali e quindi ha fatto degli sconti pazzeschi. E poi ragazze, cioè, voi lo capirete, nel senso, quando si scopre di aspettare un bambino e poi quando vi dico nel sesso, è difficile poi, secondo me, almeno io ho fatto così anche con Alessio, non comprare qualcosa da immaginarselo all'interno di questi abitini, ecco. Sicuramente, anche se è una bimba, probabilmente la vestirò anche da maschietto, soprattutto per stare in casa, però insomma per uscire devo rifarmi il guardaroba praticamente. La stagione fortunatamente è la stessa perché Alessio è nato in agosto, la bimba arriverà a giugno, quindi comunque tante cose riuscirò a sfruttarle, quindi magari body, intimo, insomma i pigiami, così sicuramente riuscirò a sfruttarli quelli di Alessio, a sfruttarle quelle di Alessio, però insomma un po' di shopping dovevo farlo, non sono riuscita a resistere, poi appunto ho trovato delle grandi occasioni e quindi qualcosina ho deciso di mostrarvela in questo video. Non abbiamo ancora deciso il nome e anche lì chi mi segue su Instagram lo sa perché c'è un bel dibattito, nel senso che un giorno diciamo un nome, un giorno ne diciamo un altro, siamo davvero indecisi. Non credevo perché lo sapete, poi ve l'ho detto anche in altri video, nei tag della gravidanza, comunque ero convinta che un nome da bimba fosse facilissimo da trovare e invece il problema è proprio il contrario, nel senso che ci sono talmente tanti nomi belli da bambina che ci piacciono tutti e insomma escluderne uno ci dispiace, perciò siamo un pochino in crisi nel toto nome, però da qui a breve vogliamo deciderci, anche perché sapete che a me piace ricamare, l'ho fatto anche con Alessio, quindi comunque poi vorrò iniziare a fare qualche bavaglino, il fiocco nascita, non credo magari di rifare ecco il fasciatoio perché intanto poi per Alessio l'avevo usato talmente tanto poco, però con Ale mi ero messa a ricamare anche il fasciatoio e adesso il tempo ovviamente è ridotto e avendo comunque lui poi stiamo sfruttando tantissimo il fatto che stia facendo delle bellissime giornate nonostante siamo ancora in pieno inverno perché comunque è ancora febbraio e perciò noi stiamo uscendo tantissimo, quindi il tempo è quello che è, come vedete anche qua purtroppo sono meno attiva e però insomma voglio riuscire a ricamare e quindi trovare qualche minuto anche per iniziare a ricamare qualcosina con il suo nome che ancora è un'incognita. Comunque partiamo perché vi voglio far vedere appunto magari queste cosine, non so se si troveranno nella vostra zona, secondo me sì, perché poi comunque da Original Marines nei saldi tirano fuori anche qualcosa di estivo e quindi io quello che sono riuscita a trovare ho acquistato. E diciamo che il primo capo con cui vi ho fatto sapere di aspettare una bimba su Instagram è stata questa gonnellina qua, che ho preso appunto da Original Marines con tutte queste farfalline applicate con gli strass che trovo veramente un amore. E questa qua l'ho presa ovviamente in taglia 03, è così con il tulle, diciamo, e l'ho pagata appena 4 euro perché appunto era scontata dell'80%. Ecco, l'unica cosa che non so se anche nelle altre Original Marines stiano facendo questi sconti pazzeschi o se lo stiano facendo solo qui. Penso di sì, perché appunto rinnovano il locale, passano a nuova gestione, quindi stanno proprio smaltendo il loro magazzino, facendo grandi sconti e quindi insomma ne ho approfittato per quello che ho trovato poi alla fine.
E poi, infatti, sempre per lo stesso motivo, nel senso approfittiamone, ho comprato cose anche già a manica lunga, perché comunque sì che nasce a giugno, però se Original Marines si sa, veste comunque tanto, veste abbastanza abbondante, e quindi ho deciso di prendere sempre in taglia 03, ad esempio questa magliettina. Che allora, sono sincera, questa l'ho presa in taglia 03 perché non c'era in taglia 36, ma mi ha fatto impazzire. È con Titti, con questa coroncina applicata con il diamantino. E poi vedete, c'è comunque tutte le applicazioni qua. Anche la gonnellina è applicata con il tulle. C'è scritto Sognando la danza. È a manica lunga ma è abbastanza leggera e la cosa che mi ha fatto impazzire di più è il dietro, perché dietro praticamente sembra un mini vestitino. E sempre con la gonnellina così in tulle con questi piccoli pois, che poi non sono pois, sono diciamo delle stelline in rilievo, ecco. E questa qua appunto non l'ho trovata in taglia 3-6, però comunque vedendola così e paragonandola l'ho proprio messa vicino alle altre maglie 3-6, ho visto che è abbastanza grande, quindi sono convinta di riuscire a metterle alla questa settembre-ottobre, ecco, poi bisognerà vedere il tempo come sarà. Questa costava a prezzo pieno 19,99 euro e l'ho pagata 5,99 euro, quindi come lasciarla lì? E poi, sempre da Original, ho preso questa magliettina, questa vabbè, questa è troppo troppo bella, questa veramente, questa l'ho presentata a 3,6, c'era anche 6,9, questa mi piace talmente tanto che l'avrei presa in tutte le misure. Grigia, io non amo tantissimo il grigio, però questa mi ha fatto impazzire perché poi è abbinata al giallo, quindi invece grigio e giallo mi piace. E ha queste, io ho tutta una maglia simile sul rosa, manica corta, con disegnato, diciamo, tutti gli accessori, le cose che caratterizzano noi ragazze, noi donne. E quindi c'è il vestitino, un paio di ciabattine, di, no, di ciabattine, di, non mi viene la parola adesso, di vabbè, insomma, da scarpine. Un cerchietto, una pochettina, gli occhiali da sole, quindi c'è scritto Glam like my mom, shopping time, I love bows, little fashion addicted e poi ovviamente la marca Original Marines ed è tutto appunto anche questo con applicazioni, quindi ci sono insomma strass vari e è tutto in rilievo, diciamo. A parte ovviamente c'è la stampa e poi ci sono alcune applicazioni in rilievo. Ecco, vedete, non riesco manco più a parlare dopo un po' che non faccio video. E questa qua vi dicevo, l'ho presentata a 3,6. Mi piace tanto anche il fatto che ha il particolare della manichina, un po' così che scende, diciamo, non so com'è che si dica, non a sbuffo, a palloncino, ecco, e con il fiocchetto che termina qua sul polso. E questa qua costava... Non c'è scritto quanto veniva di, diciamo, di listino, ma devo averla pagata anche questa sui 5 euro, no, forse anche meno. Sì, comunque, allora, no, costava come questa, vediamo un attimo. Sì, 5,69 euro, qualcosina in meno questa l'ho pagata. Comunque, insomma, mi è piaciuta da morire, non potevo lasciarla lì e vi dico... Forse mi piacerebbe prenderla anche poi nelle taglie più grandi. E poi l'ultima cosa che ho preso da Original, sì, perché poi sono andata da VS e da un negozietto che c'è qua nella mia zona, è questo vestitino. Questo è stato scelto da mio marito, che dovete sapere che è peggio di me, perché uno dice, ah, gli uomini non amano fare lo shopping, mio marito... Allora, non ama magari tanto fare lo shopping, nel senso che lui non ama che io mi perda nei negozi. È uno molto deciso, quando vede una cosa, se gli piace la compra, se no la lascia lì senza che sta a provare. Io invece magari la provo lo stesso per chissà, magari mi sta bene, magari cambio idea. Però sui bambini si perde, quindi è stato così sia per Alessio, sta facendo così anche con questa. E quindi il suo primo ad occhio è stato questo vestitino qua, che trovo davvero, davvero, cioè, non lo so, è una cosa indescrivibile. È elegantissimo, ma è da bambolina, cioè, insomma, è proprio un vestitino che io adoro. E questo l'abbiamo preso in taglia 3,6 e anche questo l'abbiamo pagato anziché 19,99 euro, 5,99 euro. Quindi capite anche delle cose, cioè ho deciso di comprare adesso, che uno dice al sesto mese questa già compra. Tanto perché so già che mi devo fare guardaroba nuovo, perché comunque non abbiamo nessuna amica che ci possa passare i vestiti dei loro bimbi, quindi comunque dovremmo acquistare. Per andarli poi a comprare in prezzo pieno, abbiamo deciso di metterceli da parte e comprarli adesso. Poi appunto non è che ho fatto chissà che shopping, questi sono diciamo i primi acquistini che ho fatto.
Poi sono andata da OVS. Da OVS c'erano tantissime cosine carine, però in Ciniglia. E quindi, e soprattutto, non coincidevano le taglie. Quindi ho detto, vabbè, poi intanto per la Ciniglia ci sarà tempo. E quindi non ho comprato niente del genere. Però mi è caduto l'occhio su questo completino. Anche lì ho una passione per i cappellini, questi fatti alla pescatora, penso si dica così. Infatti anche ad Alessio l'avevo preso appena nato e quindi ho preso questo qua della serie Thun del Fagottino, quindi la marca che c'è appunto in vendita da OVS e vabbè, rosa con il classico orsetto di Thun che poi è lo stesso che io ho lì e poi le ciabatte, ma perché oggi dico ciabatte? Non lo so, le scarpine queste qua con appunto sempre scritto Thun e con questa rugetta davanti e questo qua l'ho pagato anziché 12,99 euro, 6 euro qui al 50%, 6,45 euro, insomma, scontato del 50%. E poi sono andata appunto in un negozietto della mia zona dove c'è una signora tanto carina che vende appunto articoli per bambini e ha anche la parte outlet. E quindi da questa signora qua io compravo anche spesso cose per regalare alle amiche, perché comunque trovate cose belle, magari anche di marca, perché tiene anche le marche e le è andata a pagare un pochino meno perché appunto ha la zona outlet. E quindi ho deciso di comprare per la mia piccina anche lì. E ho preso ad esempio 9, per 9,95 euro anziché 26,95 euro questo della LP, questo mini vestitino fatto così alla marinaretta con sempre queste rouge sul davanti e i fiocchettini terminali, la gonnellina e questo è abbinato al suo leggings che a vederlo così mi sembra enorme nonostante sia un 0,3, no, questo è un 3 mesi, non 0,3, 3 mesi, quindi 62, perciò io infatti ho detto lo prendo, ma credo onestamente di utilizzarli, penso, questo vestitino appunto, e poi magari metterli sotto, sapete, la classica culottina, oppure comunque se fa caldo anche solo il body. E quindi non credo di utilizzare il leggings, anche perché mi sembra veramente tanto grande. E questo è comunque un vestitino prettamente estivo, comunque staremo a vedere come glielo metterò. E questa magliettina qua mi piace un sacco perché mi piacerebbe abbinarle a una maglia di Alessio, quindi sempre con le righe bianche e blu in stile marinaretto, quindi mi piacerebbe vestirli spesso magari uguali, cioè non uguali, comunque abbinati tra di loro e questa qua trovo che sia bellissima. Poi io adoro in generale lo stile marinaretto. E l'ultimo pezzo che vi mostro è questa magliettina sempre della LP, sempre in taglia 3 mesi, quindi 62 cm. Questa è leggermente più pesantina delle altre. L'ho pagata 10,95 euro anziché 29,90 euro. E questa in realtà è un vestitino, anche quella con un mini vestitino che a lei probabilmente sarà maxi, con disegnate queste scarpettine con scritto For Little Princess. Ed è tutto davanti, è tutto fatto in tulle. Quindi con appunto sempre queste applicazioni, con le rouge, insomma, oramai avete capito che a me piacciono, mi piace questo genere. E insomma è qua dietro al bottoncino, così ve l'ho detto, questo l'ho pagato 10,95 euro. Quindi ragazze, questo video è terminato, vabbè, questi primi acquisti, così con la scusa per farvi sapere il sesso del nuovo nascituro. Quindi ragazze, io vi ringrazio per la visione, come sempre. Se siete nuove e vedete questo video per la prima volta, non vi spaventate della mia chiacchiera, vi invito ad iscrivervi qua al canale. Se vi è piaciuto il video, come sempre, vi invito a mettere un pollice in su. Vi mando un bacione, ci vediamo alla prossima e come vi dicevo a inizio video, sono un pochino più attiva su Instagram, quindi se vi fa piacere vi aspetto anche lì come Rosy Vita da Mamma. Ciao!